Ciao viaggiatori, bisogna imparare a costruire una relazione verso se stessi estremamente sincera. Perché dico questo? Perché dobbiamo assolutamente imparare ad ascoltare le nostre necessità, i nostri bisogni, ma soprattutto le nostre intuizioni, le nostre percezioni. Dobbiamo imparare a entrare in contatto con la parte più profonda di noi stessi, la verità di ciò che siamo. Dobbiamo imparare a comprendere che seguire quella voce interiore che arde dentro il nostro cuore è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare di dover per forza seguire una corrente di pensiero piuttosto che un'altra se dentro di noi qualcosa stride. Allora perché tradire quel sentire per paura di essere giudicati, di essere criticati, di essere in qualche modo condannati o emarginati? Cos'è che davvero ci spaventa? Allora io dico, respiriamo profondamente, centriamoci nel cuore e ascoltiamo davvero quella voce che dentro di noi grida verità, grida giustizia, grida sincerità, grida amore. Allora quell'amore, quella sincerità, quella verità si congiungerà con tutto il nostro essere, con tutte le nostre cellule, con tutti i nostri organi e inizieremo a stare bene fisicamente, emotivamente, psicologicamente, perché saremo perfettamente in equilibrio con tutto ciò che vibra esattamente alla risonanza della nostra verità. Perché non possiamo pensare di dire o di fare qualcosa che va contro i nostri principi interiori. Ognuno di noi dovrebbe imparare ad ascoltarsi e a comprendere che potrà sicuramente indossare delle maschere, ma alla sera, quando si trova a letto, prima di addormentarsi, l'unica persona alla quale non potrà raccontare delle palle sarà esattamente se stesso. Quindi, perché tradire se stessi per paura di essere giudicati? Allora io dico, rimaniamo fedeli alla nostra anima, al nostro sentire, senza paura alcuna, e quello che accadrà sarà esattamente tutto creato per il nostro massimo bene, indipendentemente da tutto di cosa possiamo avere paura. Andiamo avanti, ascoltiamo la nostra voce interiore, ascoltiamo il nostro cuore, ascoltiamo le nostre esigenze, ma rimaniamo fedeli a noi stessi e soprattutto alla nostra anima. Vi abbraccio. Ciao viaggiatori.